l'estrazione organica costituisce una parte importante dei rifiuti che tutti i giorni produciamo. Si tratta soprattutto di scarti dei pasti e di cucina, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di erba, fiori, piante e ramaglie, che, una volta trattati, diventano compost, un ottimo fertilizzante per orti e giardini. Il compost può essere fatto anche nel proprio giardino. In questo caso, le famiglie vedranno ridotta del 30% la quota variabile della loro tariffa dei rifiuti. Per farlo, però, è necessario avere uno spazio scoperto di uso esclusivo. Chi fa il compostaggio non avrà più diritto al ritiro della frazione organica, ma solo del verde e delle ramaglie. Per fare il compostaggio domestico è sufficiente presentare una richiesta al comune di San Donà, che rilascerà un'autorizzazione valida 3 anni e controllerà il rispetto delle norme. Fare il compostaggio domestico è facile. Si può fare un cumulo di materiale organico oppure scavare una buca. In entrambi i casi sono necessarie pareti di legno, fondo drenante e copertura con teli o reti che impediscano l'ingresso degli animali. Oppure può essere utilizzata una compostiera di plastica come questa, che permette la circolazione dell'ossigeno e la decomposizione del materiale organico. Diventano compost residui e bucce di frutta e verdura, pane raffermo, filtri di tè e fondi di caffè, gusci delle uova, salviette di carta usate, avanzi di cibo crudo e cotto, gusci di frutta secca, cenere, fiori appassiti, piante d'appartamento anche con il terriccio, foglie e paglia, sfalci di erba, ramaglie di potatura. Più i pezzi sono piccoli e il materiale è vario, migliore sarà la qualità del compost. Il compostaggio domestico è una scelta vincente. Parola di Rugby San Donà.